Namaste, sono East Brave e bentornati ad un altro episodio di Kingdoms. Non mi ricordo esattamente dove eravamo rimasti, quindi farò un riepilogo veloce. Allora, vediamo, qua abbiamo un paio di persone, abbiamo i cavalli da questa parte. Io ho la mappa, per fortuna, che mi sono segnato, così riusciamo a capire più o meno dove siamo e devo cercare di capire come orientarci. Probabilmente questi alberi li volevo abbattere, quindi cominciamo magari ad abbatterli un po', perché volevo cercare di capire anche se ci rimanevano i cavalli. Quindi siamo tornati all'altro episodio di Kingdom. Questo intanto sta cercando di tirare su un po' di soldini, che va benissimo. Abbiamo da quella parte la statua, un villaggio, l'insegna, il portale, insomma un sacco di roba. L'insegna? Ah, l'insegna è quella che sblocca cose, giusto. Quindi vediamo un po' di muoverci in avanti. Abbiamo dei campi da quella parte, abbiamo dei campi già costruiti da quest'altra, quindi bene. Abbiamo 1, 2, 3, 4 persone, quindi vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa di utile. Abbiamo un sacco di persone qua che stanno aspettando oggetti, quindi aspettiamo prima di reclutarne qualcun altro. Avrei bisogno di qualcuno che produca soldi. Qua abbiamo questi costruiti? No, abbiamo tutti e due ancora da costruire, di catapulte. Loro sono subito fuori, ma hanno un villaggio qua, quindi questo villaggio lo potrei abbattere a sto punto, perché tanto questo non mi serve più, perché tanto c'ho quello dall'altra parte. E cerchiamo di fare la cosa migliore. Ah, qua giustamente abbiamo i tre signori qua che stanno facendo del loro meglio. Cerchiamo di fare del nostro meglio per espanderci fin qua, perché avremo bisogno di tanti tanti soldini. Quindi per quello butto giù questo qui, in modo che noi ci possiamo trasferire un pochino più avanti. Riusciamo a battere anche questo, già che ci siamo. E con i soldi che ci mancano adesso vedo di andare a creare un altro arciere, in modo che ci portiamo avanti ancora con gli arcieri. A questo punto direi di sì. Tanto abbiamo un sacco di abitanti, guardate, 1, 2, 3, c'è un altro che sta venendo dall'altra parte, quindi abbiamo un casino di gente. E vediamo un po' di fare qualcosa. Abbiamo un portale da una parte e un portale dall'altra, quindi abbiamo ancora un sacco di cose da stabilire. Il prossimo avamposto dov'è? Molto lontano. Dopo questo? Sì, mi sembra che sia proprio davanti al portale. Quindi non è proprio il caso suo. Potrei andare ad attaccarlo e a distruggerlo. Non so sinceramente se, rispetto all'episodio che avete visto precedente, l'abbia già distrutto quel portale. Ma mi sembra di sì, in realtà. Non so se abbia salvato cosa la... Se sia stato salvato il gioco o meno. Fatto sta che quando ho riaperto il gioco è così, quindi forse mi ha salvato qualche giorno fa. Siamo al giorno 5, quindi non so esattamente se questa cosa sia vera o meno, perché non mi ricordo sinceramente cosa è successo l'ultima volta che abbiamo potuto giocare. Cosa facciamo con questi soldi? Questi soldi qua cosa facciamo? Gli facciamo la casa a loro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ne conto? No, 6. Quindi vediamo di fare il possibile. Qua abbiamo l'avamposto. Quanto in là siete? Ah, ok, qua. Quindi voi potreste avere qualche soldino in più per me. Esatto, mi stanno attaccando anche da questa parte. Sparate per favore le frecce giuste, almeno, non a casaccio. Ok, perfetto. Allora, con questi soldi qua sarei tentato di andare a distruggere il portale verso sinistra. E poi provare a rimanere, però mi sa che forse è ancora meglio costruire la casa qua intanto. Quindi costruiamo questa casa qua e con i soldi che ci rimangono, 1, 2, 3, allora facciamo un altro di questi e facciamo un altro arciere, così continuiamo a costruire. Voi avete la casetta adesso, quindi dovreste produrre un bel po' di soldini in più. Dovrei anche cominciare a pensare di costruire le catapulte. E voi, se avessi soldi, vi porterei tranquillamente avanti ad attaccare là in fondo. Vediamo se ce la facciamo. Per adesso abbiamo uno, due abitanti del villaggio ancora senza oggetti. Abbiamo tutti quanti questi qua che andranno a coltivare i loro campi, quindi tranquilli. E per adesso la nostra fonte di guadagno ce l'abbiamo solo dalla zona destra, dove ci sono... Beh, qua ci sono altri campi, eccetera, che stanno coltivando. Ma ci sono questi cacciatori che vanno a cacciare là in fondo e nient'altro, quindi in questa zona qua più o meno dove ci sono i cavalli. Con 3 monete cosa possiamo fare? Praticamente niente, dobbiamo aspettare che facciano qualcosa loro. Potrei passare magari questa giornata a potenziare gli arcieri più che altro.
Vediamo quanto ci vuole ancora per potenziare. Qua abbiamo il nostro villaggio, quindi meglio attaccare dall'altro lato. Questa è praticamente spenta, quindi andiamo a potenziare questa e torniamo indietro. Anzi, potrei... Ce la facciamo a superare i cervi o sono troppo veloci? Sono troppo veloci. Non cambiano mai direzione se usiamo il cavallo bianco. Oh, ogni tanto cambiano direzione, bene. Vai dall'altra parte, bravo. Perché voglio portare indietro loro in modo che qualche monetina la facciamo così. Corriamo e ci fermiamo un pochino. Corriamo e ci fermiamo un pochino. Così riusciamo a portare i cervi da quella parte. Sono 6 monete alla volta, quindi non sono niente male. Qua ci sono 3 personaggi. La nostra fonte di abitanti ce l'abbiamo da questa parte, quindi non è un problemaccio. Ok, ne è rimasto uno solo. E dove vai? Giratevi dall'altra parte, per favore. Cervo? Cervo? Tu non cambi direzione mai? No. Vediamo di spostarli in là in modo che... Adesso cosa dovrei fare? Dovrei andare ad attaccare il portale a sinistra, ma poi dovrei anche difendermi. Ecco, quello è un problema. Teniamolo dentro. Perfetto. Tu hai qualche soldino per me? 1, 2, 3, 4, 5. Voi avete qualche soldino? Ottimo. E continuano ad accumularne, quindi va benissimo. Adesso dovremo usare la zona per... sto pensando se fare ancora qualche campo, cioè fare ancora qualche persona. Ottimo. Allora, sicuramente facciamo almeno un altro. Altri due. Così i due abitanti si prendono la falce e vanno a fare il loro lavoro. Tu c'hai la falce dall'altra parte. Vuoi questo? Abbiamo la luna rossa, attenzione, eh. Ci attaccheranno di brutto adesso. Infatti sarei tentato di contrattaccare proprio questa notte. Quante monete ho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. In più ci sono altre qua in giro. Fatto bene ad abbattere questi alberi perché adesso c'è la possibilità di cacciare da questa parte. Non mi stanno attaccando di qua, mi sa che mi stanno attaccando da questo lato allora. Qua ci sono i due nuovi... Ah, ecco cos'è che devo fare. Devo costruire la casa per loro. Ancora più prioritaria questa. Qua. Ecco, perfetto. Vi hanno attaccato? Ho 3 monete. Siamo al settimo giorno. Vediamo un po' adesso cosa fare. Qua vanno a cacciare subito. Bravissimi ragazzi. Allora, 4 monete. Ci abbiamo qualche monetina in più? 4 monete vuol dire che posso mandare un cavaliere, perché costa 4 se non sbaglio inviarne uno. Se riusciamo a recuperare ancora 4 monete, siamo a posto. Tanto tu stai facendo campi davanti alla cosa, ma va bene lo stesso, cioè davanti alla barca, ma va bene lo stesso, vuol dire che la barca è proprio nostra. Se adesso ce la facciamo ad andare in fondo di qua, siamo a cavallo, letteralmente. Dovrei anche costruire effettivamente le difese. Vediamo se ce la facciamo. Tu hai qualche cosuccia per me? Molto bene. Che dite, attacchiamo? Attacchiamo. Andiamo. Andiamo ad attaccare e poi ritorniamo indietro per proteggerci. Ah, qua intanto le monete che hanno provato a fregare, magari le spacca anche lui. Ok, se hai il massimo di energia va benissimo. Forza avanti che si va a distruggere. Andiamo a comandare, giustamente. E dopo la foresta, dopo la statua. Quindi portale, villaggio, c'era un villaggio qua e questo è il portale da distruggere. Infatti si è attivato subito. Adesso venite a sparare tutto. Così distruggiamo il portale e poi dobbiamo costruirlo anche il portale a proposito. Quindi andiamo a prenderci due monetine dietro, tanto questo portale dovremmo abbatterlo abbastanza facilmente. Abbiamo bisogno delle monete per ricostruirlo. Già costruire quello nostro più che altro. Credo ce ne voglia ancora qualcuna di moneta.
Ok, dovrebbero bastare per costruire il nostro portale. Quindi questo dovremmo averlo occupato. Sì, ce l'abbiamo fatta tranquillamente. Manca solo da abbatterlo del tutto. Ottimo. Adesso questo diventa mio. Deve venire solo qualcuno a costruirlo. Mi dimentico sempre che c'è questo piccolo dettaglio. Qua c'è un'altra foresta. E poi che cosa abbiamo dopo? Un altro portale subito, ok. E poi dopo questo portale, un villaggio. Quindi c'è un altro portale, un villaggio. Io me li segno nella mia mappa. E poi questa sembra la via per uscire. Ok, e poi finisce l'isola. Ok, almeno sappiamo che possiamo distruggere questo portale e il portale gigante ce l'abbiamo dall'altra parte. Quindi, direi che ci possiamo giostrare. Adesso, riceveremo un attacco. Poi veniamo a distruggere questo. E poi ci possiamo proteggere solo dalla parte sinistra, dalla parte destra. Quindi abbiamo eliminato una zona. E la cosa particolare è che questo giro abbiamo la. Voi ce la fate? Vi difendo un attimo prima che succeda qualcosa di brutto a voi. La cosa interessante è che abbiamo la nave a destra e il mare a sinistra, quindi abbiamo questa cosa. Usiamo pure il portale, così possiamo andare direttamente qua dietro. Quanto dietro? Qua. Così possiamo correre da loro. Voi avete qualche soldino? No. Qua abbiamo la nave. Voi avete qualche soldino? No. Voi avete qualche soldino a questo punto? Eccoli che attaccano. E attaccano in tanti. Infatti, attenzione. Mi devastano qua. Lasciamo tutte le monete che abbiamo per strada in modo che. Così evitano di uccidermi tutti. No, tieni la moneta per favore. Ok, siamo sopravvissuti a un attacco abbastanza difficile. Guardate quanta gente è morta. O comunque senza risorse. Dovremmo anche ricostruire questo adesso. Quindi forza veloce. Questo era l'attacco, il contrattacco che hanno fatto. Quindi andiamo a piazzare la nostra nuova moneta qua. Abbiamo protetto un po' dei contadini almeno, che sono quelli che produrranno un po' di più cose. Qua hai finito tu di attaccare? Ti hai mangiato qualcuno? Qua i nostri costruttori stanno andando a fare il loro lavoro. Hanno recuperato anche un po' di oggetti in giro, che è buona cosa. Tu stai andando avanti con il cavaliere, che c'è un altro cavaliere lì. Bene, quindi abbiamo resistito al contrattacco. Adesso dovrai farne un altro, ma aspettiamo qualche giorno in più. Quelli stanno andando via. Vediamo se riusciamo ad arrivare in fondo. Io rallento in queste zone per eventualmente recuperare qualche soldino, ma mi sa che non saremo tanto fortunati. Però bene che abbiamo così tanti campi. Adesso c'è da trovare il posto dove. Tanto sta venendo su nebbia oggi parecchia. Ok, due monetine. Vuol dire che possiamo fare un altro arciere eventualmente. Voi avete qualche moneta in più? Allora facciamo altri arcieri perché così possono andare a cacciare e via dicendo. Altri cavalieri non possiamo ancora farli perché abbiamo ancora questo a livello legno e non pietra. Vediamo se gli abitanti vengono. Qua abbiamo qualche cacciatore o siamo proprio sprovvisti in questo momento? Siamo sprovvisti. Però c'è qualcuno che sta cacciando qua. Voi state cacciando oppure fate finta? Fate finta. Ok. Sono qua per difesa più che altro. E dovrò anche eliminarli in un certo senso perché non servono più tra un poco. Se andiamo a distruggere il portale, il prossimo portale sulla sinistra. Vabbè, ho fatto un investimento e direi che ci sta. Qua abbiamo due archi, tu non c'hai niente da fare. Qua c'è un oggetto per terra che nessuno vuol prendere. Bisogna che qualcuno mi dia qualche soldino in più, che così vado a reclutare persone. Come? Bravissimo. Quindi andiamo di qua. Cominciamo a riprenderci lui. Ok,
E adesso andiamo a prenderci tutti gli altri. Quindi andiamo sulla destra. Sulla sinistra siamo ben saldi. Adesso andiamo sulla destra a recuperare un po' di personaggi. Corri, corri, corri. Abbiamo perso praticamente tutta la gente che c'era lì. Voi state andando tanto. Attenzione che mi attaccano. La facciamo? Questo è un attacco. Abbiamo solo due arcieri, quindi non so quanto riusciremo a vincere. Purtroppo abbiamo due cose di difesa. Prenditi pure i soldi, per favore. Ok. Abbiamo resistito, andiamo di rimettere su questo, rimettere su questo e andiamo a prenderci un po' di gente. Andiamo via con lui. Questi non muoiono, non dovrebbero morire col sole. Bravi, tornate pure alla casa base. Vediamo se girano questi cervi. Girate? Cambiate strada, cervi? Ok, bravi. Tanto lui si è fregato purtroppo un oggetto. Gli oggetti valgono molto di più, ovviamente, perché valgono tre monete ciascuno, quindi avrei preferito prendesse una moneta anziché proprio l'oggetto. Qua abbiamo finito i soldi, quindi vediamo di riportare indietro un cervo. E con quello che abbiamo vediamo di rifarci un po' le ossa. Abbiamo un po' di abitanti che stanno tornando indietro, quindi vuol dire che diventeranno qualcosa, si spera. Tu hai già ricostruito, bravissimo. Qua i cavalieri stanno tornando avanti, però ho bisogno di più gente, tanta tanta più gente. Ho bisogno che voi... Per fortuna la prima linea, diciamo, di contadini sta funzionando ancora, quindi dovrei riuscire ad accumulare ancora qualcosina. Abbiamo bisogno di però arcieri per difenderci adesso, quindi andiamo giù duro di questi. Ok, abbiamo anche un cacciatore da questa parte, che è una buona cosa. Perfetto. E andiamo a fare altri arcieri, così avremo più guardie, eccetera, eccetera, eccetera. E poi dovremo riuscire a passare qualche giorno ancora prima di poter potenziare la nostra zona. Qua abbiamo tre archi, più altra gente che sta arrivando. Andiamo a reclutare altri. Andiamo a reclutare qualcun altro. Qua c'è il cavaliere tutto solo soletto, ma è già notte, quindi vediamo se ce la facciamo a reclutare voi due. Ah, tu da solo, anzi. Speriamo. Questo cavallo sarà lento, ma sta funzionando comunque bene, devo dire. Non è male. Beh, intanto siamo all'imbrunire, quindi voi continuate a funzionare. Perché? Cosa stai sparando? Uno sta sparando completamente a caso, sembra. Ah, perché è un cacciatore che stava prendendo quella preda lì. Attaccate di qua? Non lo so ancora. Vabbè, l'importante è che abbiamo la doppia linea di difesa. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Ci manca un avamposto di quelle una torretta qua, che non ce l'abbiamo proprio. Qua c'è il nostro personaggino che sta tornando indietro. Eccoli che arrivano. Corri, corri, corri. Ah. Quanti, wow. Bisogna potenziarli ancora di più. Ce la fate senza farvi distruggere ancora la difesa? No. Dai, venite qua, fregatevi i soldi e andate via. E adesso via di nuovo a costruire queste. Una qua.
Però almeno adesso non abbiamo perso persone, quindi vuol dire che si può combinare lo stesso. Voi producete qualcosa? Sì. Bene bene, allora andiamo di arciere e con il resto adesso vediamo di potenziare un pochino le difese. Allora, potenziamo le difese. Potenziamo le difese. Come? Facendo questo. Sto pensando se aumentare le difese più avanti. Qua abbiamo una persona da cicciare. Ah, questa sarebbe il prossimo avamposto. Quindi vediamo di arrivarci. Se riusciamo a mettere questo. No, quella no, perché questo però sì. Almeno abbiamo una prima difesa di gente che spara frecce. E poi avremo qua un po' di difficoltà, ma non si può avere tutto. Intanto vediamo se arriva il nostro. I nostri personaggini arrivano qua a battere un po' di alberi. Forza ragazzi, abbiamo bisogno della catapulta, ecco quello sì. Riusciamo a fare con i soldi questa? Questo avamposto qui? Dai, questo qua voglio costruire. Questo, questo. Fatemi costruire questo, fatemi costruire questo, 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 eccolo qua. Quindi siamo giusti giusti prima degli abitanti e gli abitanti vediamo di prendercene uno e prenderci due. E adesso correte. Qui abbiamo un altro possibile e poi abbiamo quello. Però sono abbastanza distanti in realtà. Mi servirebbe la torretta, l'avamposto, cioè la torretta e la zona finale tutte attaccate. Invece non ce l'abbiamo perché abbiamo i cavalli qua. Abbiamo questo eventualmente, ma non c'è un avamposto vicino. Non c'è una torretta. Quindi va bene lo stesso. Tu hai un pochino di soldi? Sì, benissimo. Quindi possiamo potenziare questa e potenziare questa. Vediamo se vengono qua dietro. Tanto il nostro nuovo abitante sta arrivando. Loro vengono a costruire, bravissimi. Adesso dovremmo avere un pochino più di difesa in questa maniera. Con questi soldi qua dovrei permettermi forse una catapulta che veniamo a costruire da questo lato. Se torniamo così siamo tranquilli. Sì, via. Allora, anche tu hai soldi? Sì. Andiamo di arcieri, arcieri, arcieri. Abbiamo la possibilità di fare anche questo. Perfetto, così abbiamo le murature. E facciamo anche questo. Voi avete qualcosa? Anche loro hanno qualcosa. Ah, qua mi vengono ad attaccare da questo lato adesso. Però qua abbiamo molti più arcieri. Andiamo di costruire anche questo. Abbiamo un sacco di roba in costruzione, quindi va benissimo. Teniamo un altro di questi. Qua sono venuti indietro a costruire. Bravi ragazzi. E adesso torniamo avanti a prendere altra gente. Ci stiamo riprendendo dopo l'attacco subito, che non è stato facilissimo. Qua abbiamo un pochino di difesa in più, ma ci hanno abbattuto già questa difesa qua. Però adesso cominciamo ad avere anche gente che viene a cacciare. Un cacciatore provetto questo, veramente. Qua c'è un arco tutto su. Ah, perché mi hanno fregato l'arco e poi è venuto lui a riprenderselo. Bravo ragazzo. Quindi tu torna pure in base. Anche tu torna pure in base. Tanto ci avete un sacco di oggetti là in fondo. Potenziamo gli arcieri. C'è ancora qualcuno che vuole una monetina di voi? Del villaggio? No, mi sa di no. Però questo qua è la nostra sicurezza, diciamo, nella zona, nella via del ritorno.
qua vanno a cacciare, bravissimi, bravissimi. Vi adoro quando cacciate così bene. Quante monete abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Credo di averne contate, me ne serve ancora una. Eccola qua. Così possiamo andare in fondo e potenziare ancora di più gli arcieri. Funzioneranno molto. E adesso che abbiamo le difese potenziate, dovremo riuscire a poter attaccare l'unico portale che ci manca, insomma, da quel lato. Quindi vediamo un po' di fare questa cosa. Perfetto, così abbiamo i super poteri. Qua il cervo a quanto pare vuole andare a uccidersi, a immolarsi per la patria. Scusa, un cervo viene attaccato da uno così? Viene attaccato da uno, da una vedetta? Strano, le vedette di solito non attaccano mai la fauna.